Quindi non ti sei messo nei guai. Guai di Allora mi stai a coglione. T'ho detto che sono stato in giro tutta la notte a cercare il taxi e meno male che l'ho trovato. Perché se no sai i soldi dell'assicurazione quando ce li danno. Non puoi capire che nottata che ho passato. Io lo so che sei un po' storto. Quando ci siamo conosciuti mi piacevi per questo. E forse un pochetto pure adesso. Beh. Tu botte da matto non ne fate mai, allora uno dice vabbè, una volta faccio finta di non vedere. Ma non è che buona, 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 alla fine passo da cogliona. Ha fatto una rima. Zitto che è meglio. Zitto. Perché non è che se sta porta è sempre aperta vuol dire che può fare quello che ti pare. Ma che stai a dire? Sto a dire. Che Erminia non è mai stata a Padova, non sta al Gemelli e manca al Laurentino. Ma perché? Dove l'hanno trasferita? E non ci prova! Io non lo so con chi l'hai vinta la crociera, capito? Non lo voglio manco sapere con chi ci vai. Io ti voglio solo ricordare che tu c'hai due figli, una moglie, una casa, un mutuo e una marea di cazzi che la pedata basta, capito? Ma perché tu te credi che io non ci penso? Eh? Ah! Io ci penso tutti i giorni. Eppure la notte ci penso, c'ho tutto qua. Ma pure io ogni tanto ci avrò il diritto di dimenticarmi, o no? Pure io voglio sognare, ma a un certo punto i sogni li devi lasciare dove stanno. No! E no, lo dico io, Lore! Zitto, zitto, ci stanno i ragazzini che E sti cazzi! I sogni a un certo punto te li devi andare a prendere dove stanno, se no rimangono soltanto sogni. Buonasera, signora. Buonasera. Che succede? Perché si agita così tanto? Non riesce a parlare? No, parlo, parlo, parlo. Ma l'ha avvelenato! Con che cosa? Con un gamberetto dentro sì. Al... Dentro al... No, al sushi! Ah, il sushi! Sì, io sono allergica! Ma io denuncio a tutti questi cinesi! No, se i sushi saranno giapponesi. È uguale, io sono gonfia. C'ho la bocca gonfia, la lingua gonfia, la gola gonfia, le mani gonfie, sono tutta gonfia. Facciamo così, io adesso le do qualcosa. Ah, dammi qualche cosa. Le do qualcosa. 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 Sì. Ma che cosa? Come che cosa? Chi lo sa? Io adesso sinceramente non lo so. Ma come non lo sa? Vogliamo dare un'occhiata a internet? Ma come internet? Meglio, va. Ma scusa, ma che devi fare? Ma che Black Friday? Che sta a fare shopping? Mi dispiace che la connessione è lenta. Ma come è lenta? Aspettiamo. Ma che aspettavamo? La Befana? Eccolo là. Allora, digitiamo. Che digitiamo? Che digitiamo? Gonfiore facciale? Facciale. Oppure faccione, faccione. Faccione. Ma che ne so io? Signora, però come non lo sa? Non so ma io. Ma il paese ha fatto passi avanti. Tutti sanno tutto. C'è internet. Ma che me frega c'è internet? Eccolo, allora, vediamo un po'. Qua si tratta di decidere tra cortisone, cortisone. E antistaminico. Antistaminico. Dico. Io però, che ne so? Che ne so? Non come lo so. So. Ma la sa che faccio? Perché per non sbagliare, io adesso le preparo due fiale. Cortisone, antistaminico. Ah, attenzione, antistaminico, cortisone. Cortisone, antistaminico. Antistaminico, cortisone. Dove sta? Qui o qua? Qua! Ma è quella giusta? È quella giusta? Non so. Come non so? Non so. Nel dubbio... Decida lei. Decida tanto lei mi dicono che se ne intende e che sua zia è portiera. Quindi casomai la puntura gliela fa. Ma va lei, ma come ma va lei? Io purtroppo adesso la saluto perché è un'urgenza. No. Ma come cortisone? Come antistaminico? Dottoressa! Dottoressa, io ma come cortisone antistaminico? Ma io che adesso? Ma che me io? Dottoressa! Oh, mi hanno abbandonato! Aspetta! Questa cosa! Aiuto! Dottoressa! Oddio, mi hai brutto tutto! Dottore! Dottore, sono gonfia! La lingua gonfia! Oddio! Beh? Dottoressa! Che c'è? Un miracolo! Sì! Quanto è bravo, la prego! Bravo.